Alberto era buono, molto amato e stimato. Era vescovo, di quelli che si fanno ascoltare volentieri, che sanno soprattutto dare il buon esempio. È stata la parrocchia di Sant'Agnese in Pescaiola ad accogliere l'evento solidale in viaggio verso Albertus e Carmel, promosso dall'associazione Nel Segno di Carmelo. Sul palco Claudia Colla, regista e protagonista dello spettacolo, insieme ad altri artisti di talento. Lo stesso Alberto di Gerusalemme è stato ucciso da una persona che commetteva un'ingiustizia, quindi lui per fare giustizia, perché comunque c'era corruzione e quindi doveva essere coerente con la giustizia, l'ha denunciato, gli ha tolto l'incarico che aveva, quindi non era solo una questione di fede, ma anche di giustizia. Ci sono anche tante persone che hanno dato la vita, penso a Falcone, Borsellino. L'evento è stata un'occasione per raccogliere fondi per il progetto benefico L'Albero Carmelitano, che prevede iniziative di solidarietà in Burundi per la realizzazione di un ospedale, in Brasile per un progetto per giovani e bambini ed infine in Terra Santa per il recupero del primo eremo carmelitano come luogo di pace.